Mi soffermo oggi su una lunga ed interessante intervista che Varoufakis ha rilasciato all'agenzia di stampa russa Sputnik. E, ovviamente si è finiti per parlare principalmente di Europa e l'ex ministro greco ha approfondito eh, l'attuale situazione che si è venuta a creare in Germania, in Francia, in Italia. E naturalmente in grecia. Bene se personalmente sono lontano anni luce dal progetto europeo di Varoufakis, devo riconoscere che abbiamo punti di convergenza sull'analisi di quel che è accaduto in Europa. Ciò che ci divide è invece la visione sul futuro del nostro continente. Personalmente Ritengo che l'Europa debba essere un continente composto da diversi stati indipendenti, i quali naturalmente possono scegliere autonomamente di stipulare eventuali accordi commerciali tra di loro. Con Varoufakis poi concordo perfettamente sul fatto che l'Unione Europea, perlomeno come la conosciamo oggi, è destinata a scomparire. Ma non per colpa dell'Italia o del suo attuale governo, il quale forse approfitterà di una certa situazione, ma insomma non, non anticipo nulla. Andiamo invece a vedere cosa dice Varoufakis. Alla prima domanda sull'attuale eh, situazione francese, l'ex ministro greco risponde. Macron fu scelto grazie ad un accordo fra tedeschi e francesi. Secondo l'accordo Macron doveva germanizzare la Francia, il suo mercato e il suo bilancio. E poi andare da Merkel e dire, Angela, ho germanizzato la Francia, vieni a federalizzare l'Europa, dotandola di un unico Ministero dell'Economia, di un unico budget, una vera integrazione bancaria, fondi comuni per la disoccupazione ed un unico piano di investimenti. In un anno di mandato Macron ha germanizzato il mercato del lavoro in Francia, sono nate forme di lavoro più flessibili, il licenziamento è diventato più semplice da effettuare, sono state introdotte misure di austerità che hanno creato tante piccole crisi greche in Francia, conseguenza la comparsa dei gile gialli. Attenzione poi a questa inconsueta ma intelligente riflessione che fa sempre Varoufakis sulla Germania. I tassi di interesse in Germania osserveranno sicuramente una tendenza negativa. I fondi pensione si ridurranno, in particolare quelli privati, che interessano la maggior parte dei tedeschi. La gente dunque comincia ad essere delusa da Merkel e a voltarsi verso Alternative für Deutschland. I tedeschi voltano le spalle a Merkel non per la sua politica migratoria, ma perché osservano tendenze deflazionistiche evidenti che colpiscono i propri risparmi. Ed arriviamo quindi alla nostra Italia. Alla domanda quale sarà un passo importante per Salvini? Varoufakis risponde in maniera lapidaria, l'uscita dall'euro. Il giornalista allora lo incalza chiedendogli pensa che lo farà? E lui, ancora più lapidario, penso che si stia preparando. Ebbene, io non so come andrà a finire. Quel che però penso è che le prossime elezioni europee saranno per la Lega di Salvini importantissime. Se dovesse avere una grande affermazione, non dico un plebiscito, a quel punto non avrebbe più alibi, perché la più che probabile sconfitta del Renzi francese, cioè Macron e del Renzi spagnolo, cioè Sanchez, associata all'oramai debolezza conclamata della Merkel potrebbe riesplodere il malcontento in Europa, minando nel contempo ciò che è l'architrave dell'Unione Europea. Ed allora, ed allora sì che potrebbe arrivare la spallata decisiva da parte di Matteo Salvini e dell'Italia intera.